Ciao a tutti! Ebbene ragazzi, oggi un video chiacchiericcio sui capelli. Sapete che la vostra Claudia li adora. Sapete che adoro provare tutte quante le cose nuove per capelli, anche se diciamo non è il mio campo, perché di solito parliamo di cucina, ma so che piace anche a voi vedere questo genere di recensioni. Se vi siete persi quelli sul Eye Wrap, Eye Color, insomma date un'occhiata qui, ho fatto una playlist con tutti quanti i video pasticciosi di recensioni sui capelli. E niente, oggi ho trovato una cosa alla quale non ho saputo resistere, e precisamente la Invisibubble, che è la marca che ha fatto gli elasticini, quelli lì, che adesso li prendo e vi faccio vedere, di cui ho anche fatto la recensione, ossia gli elastici che non danno fastidio alla testa e non fanno segni sui capelli. Oramai io utilizzo solo questi perché mi trovo molto bene, e appena ho visto questa novità non ho saputo resistere. Insomma, sono delle forcine senza metallo. Adesso ve le faccio vedere più nel dettaglio. Pagate 5 euro, generalmente qualsiasi confezione di Invisibubble la pago tra i 5 e i 5,90, quindi più o meno è il prezzo standard. Come da disegnino, che spero riusciate a vedere, possono essere utilizzati in questi due modi, ossia come appunto forcine per fissare i capelli o anche magari per fissare in alto. Adesso le andiamo a provare insieme, li provo con voi per la prima volta e diciamo che non mi è proprio molto molto chiaro se vogliono essere una sostituzione della cara e vecchia, in inglese si chiama bobby pins, chiamiamola forcina per capelli, sì. E penso di no, nel senso, il fatto che qui abbiano scritto no metal fa un po' fraintendere che dovrebbe essere una sostituzione di questa qui in metallo, però in realtà dalla struttura, che adesso vi faccio vedere, questo è l'aspetto, ne escono tre all'interno, in realtà non credo che possano essere... mi è scappata, speriamo che non si è rotta, non so quanto siano resistenti, no, non si è rotta, non credo che possano essere un vero e proprio sostituto di questa qui, perché essendoci abbastanza spazio non so se faranno effettivamente la funzione di questo. Andiamo a provare. Allora, innanzitutto questa ha la praticità del chiudersi su se stessa, perché si apre in questa maniera, qui viene aperta, sembra abbastanza resistente. Facciamo un test da stress. No, ragazzi, non si sta spezzando, per fortuna, perché l'ho appena comprata. Comunque, sembra abbastanza resistente. E dopo averlo messo sui capelli, si chiude in questa maniera che dovrebbe assicurare una tenuta ben salda di capelli. Vado a provarlo nei due modi che appunto loro consigliano qui sopra. E andiamo a vedere, quindi, per prima cosa vado a provare, diciamo, una acconciatura un po', che generalmente non faccio, cioè questa qui del cocco, per intenderci, almeno io così l'ho sempre chiamata, un bel coccone qui davanti. Ok, provo ad andare a fermare, inclinare la testa così che possiate vedere bene. Si infila facilmente, non tira sui capelli, si chiude anche abbastanza facilmente e ha una presa, direi, ben salda. Non so se riuscite a vedere, spero di sì. Insomma, per questa cosa qui mi sembra funzionale, mi piace. Insomma, come loro consigliano di utilizzarlo, direi che funziona bene. Faccio un po' di movimenti per vedere se si perde la presa. No. Quindi per questo mi piace. Ok. Passaggio numero 1 superato. Questo è il modo in cui loro consigliano di utilizzarla. Andiamo al passaggio numero 2, che è quello lì della presa laterale. Quindi loro facevano una treccia. Io invece di fare una treccia li raccolgo semplicemente in questo modo e vado a fermarli. C'è la solita cosa che si fa con i denti, che almeno non rischiate di rompervi le sane in plastica, e vado a infilare
e a chiudere la forcina. Forcina, non so se è appropriato chiamarla forcina. Allora, in questa posizione verticale me la sento un po' meno stabile rispetto a prima, nel senso vi faccio vedere proprio praticamente. Se vado a fare la stessa cosa con quella in metallo, trovo di avere una presa più salda, proprio a sensazione. Infatti guardate come è più teso qui di lato, mentre come è più morbido qui. Quindi per questa cosa in particolare non mi convince molto, lo sento un pochino troppo morbido. Adesso vado a provare invece quello che, però comunque fa un bel effetto, cioè se si vuole ottenere un effetto morbido, secondo me non è male. Poi sicuramente le trovo molto molto più carine da vedersi di questa qui a vista. Questa è veramente bruttina. Ok, andiamo a provare l'ultimo step, che è quello di fissaggio, che loro non suggeriscono, quindi diciamo tra virgolette è un uso improprio del prodotto. Provo a fare il tupo, perché da noi si chiama così, meglio noto come chignon, ma anche tupo fa il suo effetto. E quindi vado ad arrotolare in questa maniera su se stessi i capelli e poi normalmente metteremo una forcina ad entrare qui sotto. Io invece vado a scusate, ho lasciato tutti i capelli fuori, è venuta una schifezza, ma serve giusto per vedere la funzionalità della pseudo forcina. Vado a infilare, in questo caso ovviamente infilando, non penso di riuscire a chiuderla dall'altro lato, vediamo se ci riesco. Ci sono riuscita. Non credevo di riuscire a chiuderle dall'altro lato, ma invece ci sono riuscita. Mi giro. Ragazzi, sono riuscita a fissarlo. Non ci avrei sperato. Quindi sono riuscita a chiuderla su se stessa. Chiusa, mi sembra ben salda. Non si muove. Abbiamo scoperto un'altra funzione. L'unica cosa che invece voglio vedere è se possono essere utilizzate anche su grosse dimensioni, tipo appunto lo chignon, solo infilandola senza chiuderla. Vediamo cosa succede. Non l'ho chiusa e mi sembra ben salda. Vi dirò, non me l'aspettavo, niente male. Per quello che riguarda però la presa laterale, tipo questa, certamente non si può non chiudere perché scende tutto e perde la sua funzione, diciamo. Quindi vi faccio una first impression su queste trackless hair, loro le chiamano. Diciamo che per la funzione di raccolta con chiusura le trovo veramente, veramente molto, molto carine e molto funzionali. Mi piacciono. Cioè, tipo appunto una raccolta come questa qui ci sta. Le trovo veramente, veramente carine. Per quello che riguarda invece l'utilizzo laterale, io ho qualche dubbio. Mi sento una presa un po' morbida, che certamente non è l'effetto che riuscite ad ottenere con la forcina classica ben tesa. Quindi per tirarle lateralmente non mi convince molto. Mentre per lo chignon, sia chiuso che aperto, direi che non è niente, niente male. Come colorazioni io le ho trovate in questo colore marroncino, le ho trovate anche nel classico colore invisibile che fanno loro, quello lì trasparente, ma non mi piacevano tanto. Ho provato ad accostarle sui capelli, sembrava un pezzo di plastica messo lì, mentre questo colore qui l'ho trovato più decorativo. Non le ho trovate nere, non so se le fanno, e
Insomma, ve le consiglio solo se dovete utilizzarle nei modi in cui vi ho fatto vedere e soprattutto, secondo me, se avete i capelli molto molto sottili e molto molto lisci, ho un po' qualche dubbio che riescano a fare una buona presa sui vostri capelli. Finisce qui questa recensione chiacchiericcio a capellisca. Spero di avervi tenuto compagnia. Fatemi sapere se anche voi l'avete provata, fateci sapere la vostra esperienza perché è una cosa nuovissima appena arrivata, quindi magari ovviamente la mia esperienza non è la stessa vostra. La mia è semplicemente un'opinione da consumatrice che spero vi sarà utile. Un bacio a tutti. Ciao ciao.